Salve a tutti, arti marziali miste ignoranti, nuova puntata con i due fratelli Sansone che oggi difenderanno entrambi il proprio titolo, anzi i propri titoli, visto che comunque abbiamo tre titoli in due persone. E attenzione, c'è Fabrizio Verdum che vuole la rivincita. Dobbiamo accettare l'incontro, che per forza di cose dobbiamo accettarlo. Va bene così. E allora, ok, ci andiamo a fare. Di nuovo difesa titolata, di nuovo contro Verdum. Adesso noi praticamente abbiamo tutto. Allora, io a questo punto andrei alla Blackburn. Tanto comunque i calci circolari che dovevo imparare il buon Federico Sansone, glieli abbiamo fatti imparare. Adesso c'è da darsi da fare, diciamo, con l'allenamento. Allora, 4 settimane soltanto, quindi necessiterà di qualcosa che lo faccia salire di forma anche abbastanza rapidamente, devo dire. Quindi direi qualcosa da 10. Esercizio in clinch. Vabbè, bisogna salire abbastanza velocemente di forma, quindi ne ho di questo. Proiezioni in clinch ne faremo veramente poche, ma intanto è per salire di forma, perché serve pesantemente salire di forma. Ora, ma fare l'ultimo così, poi gli ultimi 20 punti li sfrutterei, ecco qua, in questo da sopra. Ok, va bene. Comunque, siamo saliti abbastanza, a 75% la forma, va abbastanza bene così. Io direi alla prossima facciamo sparring, cioè molto probabilmente farò fare sparring, ecco, la prossima. Non ci sono impegni particolari. Vediamo un po' un attimo se c'è qualche cosa. Allora, l'alternato in salto. Calcio di. Allora, la stessa due combo accompagno allenamento. Poi scendente è il frontale principale. Vabbè. Proviamo questo, dai, facciamo imparare calci nuovi al buon a buon Fabrizio. Allora, combo a segno. Ok, a posto. Perfetto, va bene così. Quindi è fatta e a questo punto nessun vantaggio ottenuto, ma va bene così. Allora, pugni, abbiamo quello che abbiamo migliorato, ecco, il pugno discendente R1 e triangolo, che adesso abbiamo portato livello 3. Pensavo di averlo meglio, però vabbè, fa niente. Il calcio era quello che. Allora, il frontale principale, ok, ma non so quanto possa effettivamente servire L1. Vabbè, sono due, ho i due frontali. Questo e quello, vabbè. L'alternato al corpo, frontale al corpo principale. Io c'avevo altri calci. Ecco, il laterale rotante. Allora, e questo invece è il laterale rotante. Questo mi sa di più pericoloso. Questo qua. Sì, questo qua. L1, R1, X. Va bene. Ok, va bene. Intanto continua. E andiamo avanti e prepariamo questo match. Allora, fatto questo, io quello che farei. Verdum ormai io lo conosco. Cioè, proprio lo sparring proprio con Verdum, mi sembra proprio
piuttosto inutile. Mentre io onestamente migliorerei qua la precisione. Vabbè, cambio guardia, me ne frego. Ma la precisione, meno 4 gioco di gambe, vabbè, me ne frego anche di quello. Gioco di gambe è relativo. E poi anche un infortunio lieve. Quindi ci sarebbe, sarebbe una menomazione, diciamo, solo temporanea. Ora andiamo con l'elemento 82%. Io non so, takedown, allora io farei ancora un altro po' di questo, giusto per salire. Mi porto per dire a 90, anche perché poi oltre questa io ho soltanto un'altra settimana, quindi va sfruttato. Devo portarlo almeno 96-97%. Qua crossover, ma vabbè, io sono scemo, scemo che vabbè, dietro 93%. Un'altra settimana, sperando non ci siano impegni obbligatori. No, buono, dico buono che comunque non hanno affibbiato degli impegni particolari al buon Fabrizio. Ora io quello che farei adesso, intanto sempre andare di questi 10 per salire, ma non fa salire, quindi a questo punto allora spariamone un altro, sale solo così, quindi a questo punto precisione è un po' pericoloso, perché un 40 direi questo 30 di precisione. Ah, siamo saliti al 96. E allora a questo punto pure un altro così. La precisione l'abbiamo portata al 100. Poi abbiamo 20 punti. Qualcosa che possiamo migliorare, che possa servire, questo. Pratica GGB leggera. 97%. Va bene. Va bene. Direi che siamo pronti per la prima difesa titolata del la prima difesa titolata di questo secondo regno da campione di Fabrizio Sansone, sperando sempre non ci siano brutte sorprese. Verdum non è a sottovalutare, già una volta ha sfilato il titolo di mano al buon Fabrizio, e anche rivincerlo non è stato facile. Quindi bisogna darsi da fare, bisogna combattere all'impiedi, a terra andarci proprio il minimo indispensabile, a terra, perché è pericoloso Verdum a terra, soprattutto per quanto riguarda le prese, e menare tantissimo, menare tanto, anche perché Verdum, se non ricordo male, quello era Miocic con Federico. Comunque, attenzione, vediamo un po'. Intanto è entrato in ring Fabrizio Verdum, eccezionale tecnica a terra, GGP a livello mondiale, sfrutta la velocità. È quello che dicevo, bisogna tenere il più possibile il match in piedi, il più possibile in piedi. Tenerlo a terra è un pericolo con Verdum. Il match, se si trasferisce a terra, il match è molto molto pericoloso. Comunque, eccolo che sta per arrivare Fabrizio Sansone. Eccolo qua, pronto per affrontare di nuovo, per la terza volta, Fabrizio Verdum. Lasciate perdere la città di provenienza, perché è Palermo, purtroppo non è possibile settarlo. Io spero di tutto cuore che quando sarà UFC 4 si potrà mettere anche Palermo fra le città. Comunque, forte nel ground and pound, estrema robustezza. Da quando qua è forte nel ground and pound? Comunque, vabbè, ok, va bene, vai Fabrizio. Siamo tutti con te. Italia intera, Sicilia, guarda te. Allora, vabbè, lo sappiamo, 10 cm in più altezza per Verdum, 10 kg in più e 8 cm in più di portata per Verdum.
Dal punto di vista fisico, Fabrizio è un po' svantaggiato, però si può fare. Gli è stato battuto due volte, lo si può fare di nuovo. No, anzi, una volta, comunque. Ok. Va bene, bene, bene. Oh, ok. Ancora al corpo. Ancora al corpo. Ancora, like it. Ah, cerca di portarla giù. Guardia piena. E rialzati, ok. Bene, bene. Questa è brutta. Ancora, bene Fabrizio. Bene, ottima combinazione. Ancora benissimo Fabrizio. Niente. No! No! Guardia piena. Rialzati. Ok. Perfetto, tranquillo. Oh. Questa è brutta. Questa è brutta. Attimo adesso, però questa è bella. L'aveva messa. L'ha messa bella questa. Attenzione, sta per mettere anche questa. Ancora Verdun, prova ad andare di calci e soprattutto prova ad andarci un po' più aggressivo. Già. Guardia piena. Rialzati. Ok, bene, bene Fabrizio. No. E ancora al colpo dei... E molto c'è difficoltà. Difficoltà. Mancia, porca miseria. No. No, ancora. No. Ok. Guardia piena. Rialzati, ok. Bene. Prova a reagire. Prova a reagire Verdum. Ancora! E difficoltà Verdum! Ancora Fabrizio! E stavolta riesce pure! Allora, laterale posteriore. Back mount. Back. No! Ok. Vai! Però. Postura alta. Ancora insiste! Ancora! Postura alta. Postura alta. Niente, non mi fa. Postura alta. Back flat. Ok. Ah. Postura alta, adesso dobbiamo rialzarci. No, fine. Niente, fine primo round. Fine primo round. L'ultimo ti è comportato bene a terra. L'avversario sembra soffrire. Ma stai scherzando. Ma sei scemo. Sei comportato bene a terra. Le cose migliori ovviamente in piedi le abbiamo fatte. Con un Verdum non l'abbiamo buttato giù. Non gli abbiamo fatto un knockdown. Però più volte l'abbiamo stordito. Bene. Dobbiamo continuare così a colpire, gestendo anche bene le forze, perché comunque dobbiamo tenere sempre il discorso, tenere conto questo, della gestione delle forze. Ok, benissimo. Vai Fabrizio, vai Fabrizio. Niente. E ancora vai Fabrizio. Bellissimo girato. E ancora è giù. È giù, è giù, vai. Insisti Fabrizio. Finiscilo. 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 È finita. È finita. Finalmente Fabrizio riesce a difendere. Riesce a effettuare positivamente una difesa titolata. Era ora, signori. Era ora. Bene ragazzi. Bene Fabrizio. Benissimo Fabrizio. Bene così. Mi è piaciuto tantissimo questo. Grande, veramente grande. Un match tra l'altro ben gestito. Cioè, insomma, Bob Verdum ce l'ha messa tutta, ma
Non è possibile, non ce n'è. Non ce n'è. E il nostro Fabrizio è di nuovo campione del mondo dei pesi massimi. E di nuovo, vuol dire ancora campione del mondo dei pesi massimi. Eccolo qua. E ancora campione del mondo Fabrizio Sansone vince il knockout. Ok, continuiamo. Ora si ha tutte le varie cose, insomma, continuiamo, vittorie, difese consecutive, tutte cose. E vabbè, bonus per preview, insomma, soldi arrivano, tutto ok, tutta la grande, benissimo. Ora, se non succedono cose particolari adesso, a questo punto non credo che succederanno, al massimo ci sarà, diciamo, le solite reazioni social, ecco. Se a parte le reazioni social, infatti, ah, sei un vero portero, non vedo l'ora che torni sull'ottagono. E attenzione, Dana White apprezza, il boss della UFC apprezza, nuovo contratto ottenuto, ancora la superstar, tanta presenza, 100.000 vittoria. Ok, sempre notare che qua la firma è data con l'impronta digitale. Vabbè. E questo gioco è così, si firma con le impronte digitali. Comunque, detto questo, a questo punto, se non succedono robe particolari, e non sembrano succedere robe particolari, direi che possiamo passare a vedere nei pesi medio massimi o anche massimo. Possiamo passare a vedere cosa combina suo fratello Federico. Signori, eccoci qua. Siamo di fronte a una leggenda. O meno che qui viene raffigurata come una leggenda di arti marziali miste, ovvero Federico Sansone. Bicampione nel mondo. Due sono le cinture in suo possesso in questo mondo, quella dei massimi e quella dei medio massimi. E suo avversario per il titolo stavolta è Alistair Overeem, pesi massimi, quindi contro è per il titolo quale? Quello di pesi è per il titolo dei massimi, questo è per il titolo dei massimi. Accettiamo l'incontro, mi sa che non possiamo fare altrimenti. Contro Overeem, un avversario tosto, che potrebbe essere davvero tosto. Andiamo all'allenamento. Allora, prossimo avversario, la Strike Team, va bene. Crossbreed, Brasile. Beh, potrei sbloccarle tipo tutte. Prese piede con. Allora, io stai via, grazie a Gonè, di cato di vita. Allora, lotta libera, Marple Leaf. Allora, Blackburn mi sa che tutto quello che c'era da imparare si è imparato. Io direi di andare proprio diretti. Proviamo. Marple Leaf MMA. Perché comunque quello che gli manca, che gli serve a buon Federico, è sulle prese a terra, sulle prese, sul wrestling lottato a terra, è quello, insomma, secondo me, da allenare. Comunque vediamo, adesso siamo qua, vediamo cosa si può fare, anche se comunque vedo che già molto è al 100, quindi cambio guardia non fa molto, vedo. È quasi tutto al 100. Possiamo fare un po' questo. La guardia. Meno 4 vigore, infortunio lieve, non è una buona notizia. Direi continuare con questo. Forza gambe. Vigore meno 4. Non è una buona. Vigore meno 10. Alt. Questo mi sa. Fermi tutti. E qua purtroppo il problema di Federico Sansone è come mettere la barra in alto a destra. La salute va scendendo e lui ne risente sempre di più durante gli allenamenti. E questo può essere un problema. Fortuna le settimane sono 5, quindi c'è tutto il tempo di riportarlo a posto, diciamo. E 30, io direi a questo punto usare questi 30 punti
per continuare a fare quello che stavamo facendo. Allora, boh, cambio guardia perché insomma non so quanto può servire. Intanto 100 e 100, qualche cosa di questa era 10 che non dia, boh, tacco, vabbè, tanto tanto reazioni social, ne vediamo. Fa così, si vede che non ce la può più fare. Attenzione, attenzione, Federico Sansone lo danno per bollito. Danno per bollito il buon Federico Sansone nella sua carriera UFC. Tanto servizio fotografico, tocca farlo perché insomma è il solito discorso dove vedete il punto esclamativo, sono obbligo, sono cose obbligatorie da fare, altrimenti si incorre, diciamo, delle sanzioni, diciamo, delle multe a livello economico. Vabbè che con i soldi che c'ha adesso Federico Sansone delle multe se ne può anche fregare, però sai com'è, cerchiamo di non cerchiamo di non metterci contro al boss, ecco. Quindi direi fare sparring partner, in dare di sparring, per vedere un po', per avere le anticipazioni quello che sarà questo match con Overeem, per due motivi. Intanto perché alla fine dello sparring c'è sempre un suggerimento sull'avversario specifico, e poi perché questo avversario di sparring tenderà a simulare quello che è il modo di lottare di Overeem. Ah, ok. Calma, calma, calmissima. Ah, calmissima. There we go. Oh, vediamo se. E tu sei sparring partner, però mica mi devi ammazzare, Larson. Aia! Nice, ah, ma che cazzo! Che cosa? Fine? Allora, sui social spopolano il knockout per i calci alla testa. Cerca di non subirne uno. Questo lottatore ne ha diversi nel suo storico. Ok. Allora, perfetto. Quindi direi, torna al calendario. Quindi è temibile soprattutto per quanto riguarda i calci. Buono a sapersi. Buono a sapersi. Direi promuovi col 101. Non mi fa piacere 101. 101 mi fa piacere. Io direi a questo punto fare promozione. Facciamo pura promozione. Ne approfittiamo in direzione di aggiungere i bambini, così si ottiene uno sconto in palestra. E poi facciamo ancora promozione scrivendo sui social, così. Ecco fa. Sto sputando sangue in palestra, nessuno potrà fermarmi. Vabbè. Ok. Comunque, ah, e qua ce n'è un'altra settimana. Un'altra settimana alla crioterapia, per ridurre gonfiori e dolori. Direi di sì, farla. Oh, perfetto, così la tua forma 100% precisa. Non è male. Bagno nel ghiaccio, migliore recupero facendo però anche la. Io direi semplicemente. Direi semplicemente di fare qua in contrafan. In contrafan in palestra. Poi direi bagno nel ghiaccio, scende la forma e non è quello che voglio. Che è ancora quei fan. Scriviamo nei social media. Sempre con la solita immagine, tra l'altro, almeno non poteva cambiare. E a questo punto, boh, serie di pugni. Serie di pugni, tanto
Non migliora niente. Comunque dovevo sparire in qualche maniera. Perfetto. Direi a questo punto siamo pronti. Buon Federico Sansone è pronto per affrontare Overeem per difendere il suo titolo dei pesi massimi. Uno dei due suoi titoli. Perché ricordiamo che il buon Federico Sansone adesso di titoli ne ha due in mano. O almeno penso che ne abbia due. Cioè, non penso che al secondo ci abbia rinunciato, ecco. Tanto vediamo le varie reazioni social. Soprattutto a favore, qualcuna contro, ma soprattutto a favore. E purtroppo, come si vuol dire, appena si diventa leggende, superstar di alto livello, poi gli haters purtroppo arrivano. Intanto, ecco qua, pronti per i pesi massimi, Sansone Overeem. E vediamo. E vediamo. Questo non è un avversario da poco, Overeem. Guardate che bestia che è. Alistair Overeem. Poi dice vieni dall'Inghilterra e vedo bandiera olandese. Comunque, grande potenza per straordinario, veterano Pride. Che vuol dire Pride? Quale Pride? Comunque, lasciamo perdere. Direi, lasciamo perdere. Non sono cose che mi ho interessate. In ogni caso, non c'è nulla di male. Quindi, direi. Direi che ci dedichiamo a questo match importantissimo, delicatissimo, signori. Tanto sta per arrivare lui. Eccolo. Eccolo qua. Federico Sansone, pronto per un altro match. Con per un'altra difesa titolata, la prima difesa titolata del titolo dei pesi massimi. Lo so, sono entrambi campioni dei pesi massimi in questo momento, però vabbè, lasciate perdere questo dettaglio. Nel suo mondo è campione dei pesi massimi e lui oltre ad essere campione dei medio massimi. Comunque, estrema robustezza. Il resto l'avete visto. Avanti. Avanti Federico. Pronto per il suo match. Sansone Overeem, altezza uguale, peso uguale. 5 cm in più di portata per Alistair Overeem. Pronti. Avanti. Dubbio. Unio prova a partire. Attenzione. Ok, calma. Attenzione però. Sta cosa del calcio è brutta. Sta cosa del calcio è brutta. Ok. Ottimo volto. Benissimo Fabrizio. Bene ancora al corpo. E ancora è giù. È andato giù Fabrizio. È andato giù Overeem. È andato giù Overeem. Benissimo. Benissimo. E Overeem adesso si fa molto più aggressivo. Ahia, il calcio alle gambe. È una cosa bruttissima. Break, perfetto. Ah. Calma però. Calma. Ah. No. Ancora, ottima, cioè in qualche maniera entrati i colpi. Break, ok. Temo molto per questo discorso dei colpi alle gambe, onestamente. No, no. E ancora al volto, vai benissimo. Ancora, benissimo, ancora. È ancora al corpo. C'è da fare molta attenzione. C'è da stare molto guardinghi. Attenzione. Allora, guardia piena. Rialziamoci. Ok. Ah, calma. Ancora al corpo. Bene.
Ancora il corpo. E lui va alle gambe. Lui cerca di mirare alle gambe adesso. Il che potrebbe essere un problema. Ancora. Ok, cerchiamo di stargli sotto. Ancora al volto. No, no, break. Ok, break, perfetto. Ancora al corpo. Benissimo ancora. Ottima umiliazione. Ancora ottimo. E qua è... Ah, attenzione. No. Cosa? No, è brutta questa ghigliottina. Fine. Meno male. Meno male. Meno male. Ha realizzato un crackdown. Non diventare troppo aggressivo. Continua a fare quello che stavi facendo. Ok, meno male. Meno male che l'ha provata. Sa. Tanto questo è il calcio che ha, che ha causato il knockdown. Calcio in faccia pieno. E allora, senza la tentativa di sottomissione, avrei detto che con quel down Federico avrebbe vinto il primo round, ma io non lo so adesso, eh. Ah, ancora con queste cose alle gambe. Ok. E non è... Aia sta cosa, ancora le gambe... No. E ancora. Rialzati. Ah. Ok. Ah, non è... No, ancora rialzati, sta cosa alle gambe è brutta. No. No. Ok. No, dobbiamo... Deve spingere Fabrizio, deve spingere Fabrizio. Se questo insiste con le gambe. Ah, rialzati, rialzati. E ancora. Break. È brutta sta situazione. E giù, attenzione. Overeem in difficoltà. È andato giù Overeem. Vai Fabrizio, vai Federico, vai Federico, insisti. Don, posso ralta. Ancora, ancora Federico, ancora. Da un'altra. No, e ancora. È difficile la cosa. Ancora Federico. Ancora. Ancora la testa. Prova a insistere Federico. Postura alta. Ah. Ancora postura alta. E ancora insiste la volta. Ancora il volto. Niente, ti libera Overeem. Ah! No! È finita. È finita. Ai ai. Purtroppo è stesso discorso della forza, la forza gambe. Purtroppo non è la prima volta. KO tecnico. E Federico perde il titolo dei pesi massimi. Dovrebbe ancora avere quello dei medio massimi, credo, penso, spero, non lo so. Allora, vabbè, bonus primo contratto, bonus pay per view, ok, insomma, leggenda, i soldi ce li ha a posto. Io voglio vedere un attimo quello che succede, perché dovrebbe, non penso che sia passato definitivamente in categoria, non penso si siano dimenticati del titolo dei medio massimi, perché dovrebbe avercelo ancora lui, il titolo dei medio massimi. Vediamo un po'. Purtroppo peccato, perché comunque poteva chiuderla. Io voglio un attimo vedere
proprio per vedere se per caso c'è ancora. Dovrebbe difendere titolo ai medio massimi, dovrebbe avercelo ancora, buon Federico. No, no, lo ha dato così per passato alla categoria maggiore, a quella categoria dei massimi. E vabbè, signori. Boh, con questa rivelazione direi che possiamo salutarci qui e darci appuntamento alla prossima puntata delle Arti Marziali Insegnoranti. Con i due fratelli Sassone, a quanto pare adesso sono nella stessa categoria di peso. Quindi detto questo, saluto tutti quanti voi e alla prossima.